Ciao ragazzi dell'Axo del 2019, prima di tutto grazie per tutte le visualizzazioni, grande successo. Molti mi hanno richiesto di parlare un po' sulle degustazioni durante i matrimoni dei vini, vini oppure posso fare anche con la birra artigianale. La degustazione dei vini praticamente è una degustazione che si fa durante il matrimonio o in aperitivo o durante il matrimonio. Lo scopo è quello di far conoscere e sensibilizzare il territorio, i vini, un vino chiaramente particolare, ma più che altro perché lo scopo principale è quello di intrattenimento dei commensali durante la cerimonia. Voi avete visto molte altre cose che faccio io. È importantissimo durante le cerimonie il commensale non sia un commensale statico, chiuso su una sedia, seduto, aspettando che arrivino le pietanze, ma deve essere una cerimonia dinamica, dove c'è la degustazione, c'è questo, c'è quell'altro, si crea. Poi un giorno avrò un video sul guest book, photo booth, quindi ci sarà, veramente diventa una cosa bella da vedere, una cosa, come si dice, simpatica, e non diventa, ma è normale, 7 ore, 8 ore seduti su una sedia, a tutti dispiacerebbe. La musica sì è bella, ma non tutti apprezzano la musica. Ci sono persone più adulte che preferiscono sentire una degustazione vini o avere su altre alternative. Una cosa volevo raccomandare ai maestri che vogliono adottare o gli sposi preferiscono, che non sia una cosa così tecnica, cioè la degustazione vini non è una cosa tecnica tipo che io siamo al Vinitaly oppure un corso di sommelier. Sì, si deve spiegare il vino, tutte le sue caratteristiche, ma deve essere alla fine una cosa di socializzazione. Lo scopo della degustazione vini in un matrimonio è quello, principalmente quello di socializzare insieme con tutti. Socializzare significa non è che non sono sociali, no, certamente di scherzare, ridere, un brindisi, fare comunità, questo è lo scopo. Quindi, se sentite molte volte quando fate una degustazione che fanno una battuta così, voi l'importanza è l'unico segreto è stare in silenzio, sorridere in un certo senso, senza oppure aspetta, no, io devo fare una degustazione, aspetta, devo farmi spiegare. No, no. Deve sentirsi commensale libero, ripeto, libero di dire e fare quello che vuole, ok? E sei tu che praticamente ti adegui, ma quello, ripeto, non è la spiegazione che è il vero segreto. L'importante è la socializzazione. Per farvi capire che cosa voglio dire, vi faccio vedere il video e guardate com'è il video. Ci vediamo dopo, dai. Allora, praticamente vi spiego come ho aperto una bottiglia del 2010, una cantina abbastanza importante. La cosa per capire, prima di tutto, prima se un vino è buono o non è buono, molte volte mi fanno delle domande, ma come mai, come faccio a capire se un vino è buono o è buono? Cominciamo da un tappo, senza assaggiare. Quando vedete un tappo di questo genere qui, scuro, vuol dire che è un vino che è stato invecchiato, quindi ha avuto più contatto con il vino e quindi praticamente. Quando vedete un tappo molto chiaro, due o tre cose, è stato imbottigliato da poco o sicuramente non è stato imbottigliato in bottiglia, questo è certo, non vuol dire che non sia del 2010, ok? Però quando è imbottigliato in bottiglia è mangiato. Seconda cosa, sempre lo fatto, quindi come profumo già si assorbe in nebbia, sposa, dopodiché si versa. Ma prima le signore avvicinatevi i bicchieri assaggiate 3-4 allora no perché allora no? Avete notato? Intervengono, c'è un chiacchiericcio, però mano a mano che si fa la degustazione si aggregano sempre più persone. Guardate, guardate. No, è mannino queste cose. Allora, che ne sa, la prima cosa che si vede è praticamente si alza il calice. Ma non è che quando si alza il calice si fa che si fa per dove fare, ma se c'è un po' di comincio, si alza il calice, come dove assaggiare. Facciamo l'occhio. Esatto. Dopo di qui si alza il cilio e si vedono gli altezzi. Guardate, gli arconi! Gli arconi! Più sono arconi! Com'è? 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 Bravo!
Io sono. Votate, notate uno dice una cosa, una così. Questo è che dicevo, quello che dicevo prima, la socializzazione. E lì è lo, è quando si ha la socializzazione, automaticamente vuol dire che lì sono fatte le prestazioni di successo. Apprezzate questo nettare, veramente un boss da zio. Dopodiché si sì, va, guardate, noi ce la stiamo guardando con un po' di vino, questa è la cosa bella, senza assaggiare sappiamo già come tutto. Poi se andiamo all'olfatto senza assaggiare e si sente acerola, ciliegia acerola, vaniglia, dovere, sentite bene, sentite bene. Vaniglia, vanicato, bravo. Poi amarena, l'hanno detto poco fa. Poi si fa degustazione, poco in bocca, in bocca. Guardate un po', come agnello, lascia asciutto. Non è bagnato, mi lascia bocca asciutta, bella, consistente, mi lascia veramente qualcosa di spettacolare. Questo è un 2010, stiamo parlando, quindi abbiamo un anno, 9 anni di invecchiamento, è vero, molto leggiato. E solo per gli scusi. No, che c'entra, è per gli scusi neanche voi, no? Facciamo un brindisi. Ma questo devo lavorare. A voi ragazzi, con il suocero è la stessa cosa. Ovvio. Anche io bevo, perché se non bevo non sono credibile nella qualità del vino. Come avete visto lì il video finisce sempre con un brindisi, questo è importantissimo, quello che praticamente, quello che avevamo detto, sì c'è la degustazione ma in realtà finisce con un brindisi, e questo volevo dire, un altro segreto volevo dire, ci sono 300 persone, 400 persone, quante bottiglie devo usare? No, una magnum va benissimo, perché non devi fare la degustazione di tutti i commensali, è una cosa scenografica che tu fai lì, fai una bottiglia, metti i bicchieri per una bottiglia, stop, chi si avvicina, infatti non tutti si avvicinano, chi si avvicina, quando si avvicina, si avvicina, ok? È una cosa che gli altri devono vedere, che facciamo a cosa in più, ok? Questo è il punto di riferimento. Chiaramente uno dei segreti importantissimi per non avere difficoltà, prima di iniziare una degustazione, fate annunciare tramite la musica, tramite gli speaker, che praticamente annuncia questa degustazione, ok? Lo potete adottare quando volete durante il matrimonio, chiaramente pure se in caso mai la cucina sta in panne e non riesce a gestire l'uscita, lì potrebbe intessecare una degustazione, un intrattenimento. Ragazzi, al prossimo video, tante belle cose, e se avete bisogno della mia consulenza, in questo video lascio il mio numero di telefono. Se i sposi vogliono contattarmi per l'anno prossimo, per un matrimonio, mi potete contattare, io sono sempre disponibile in base certamente alle date che posso disporre. Vi auguro buon matrimonio a tutti, ai mate, spero che il mio consiglio sia stato gioioso, e ai ristoranti che sia uno spunto per un matrimonio eccellente. Ragazzi, buon matrimonio a tutti da Luxury 2019.